Ci sentiremo popolo di Dio, insieme con la Chiesa pellegrinante in cammino verso la risurrezione. Cammineremo con San Francesco portando in dono l'esempio della nostra fede, speranza e carità. Annunzieremo Gesù ai fratelli. Dopo 2 anni, ecco, ci mettiamo in cammino alla sequela di San Francesco per raggiungere Cristo, ascoltando il Vangelo che San Francesco amava tanto. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve
che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Parola del Signore. Ripetiamo insieme. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce, il Signore è mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa solo io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Tony.